Ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Oggi prepariamo dei gelati o sorbetti senza gelatiera. L'estate è alle porte e come possiamo darle il benvenuto nel migliore dei modi? Ovviamente preparando dei buonissimi e rinfrescanti sorbetti o gelati, sani, veloci e soprattutto senza gelatiera. Ma non preoccupatevi perché con questo metodo potrete realizzarli anche voi. Oggi abbiamo per voi 5 gusti, uno più buono dell'altro, da farvi compagnia durante tutta l'estate. Alla fine del video annunceremo anche i 4 vincitori che riceveranno il nostro calendario DNA 2020, quindi restate con me fino alla fine perché oggi ci divertiamo. Il primo gusto che andiamo a preparare è un sorbetto all'ananas, zenzero e menta. Ragazzi, nella sua semplicità questo sorbetto è delizioso e penso sia uno dei migliori che io abbia mai assaggiato. Provare per credere. La prima cosa che dobbiamo fare è prendere un ananas ben maturo, tagliare via le estremità e rimuovere completamente la buccia intorno all'ananas. Ovviamente più sarà maturo l'ananas e più dolce sarà il nostro sorbetto. Poi tagliamo l'ananas a metà e dividiamo ulteriormente le due metà in modo da ottenere 4 pezzi. A questo punto tagliamo via la parte centrale più dura dell'ananas, in quanto sarebbe molto difficile da frullare e renderebbe il nostro sorbetto molto meno cremoso. Ora tagliamo ogni pezzo d'ananas in bastoncini più piccoli e poi li tagliamo a cubetti, in questo modo sarà più facile poi frullarli. Ora mettiamo i cubetti d'ananas in un contenitore abbastanza capiente, chiudiamo e li mettiamo nel congelatore. Io li ho tenuti per una notte intera e vi consiglio di fare la stessa cosa. Una volta congelati, dovete lasciarli a temperatura ambiente per una decina di minuti, in modo che i cubetti si stacchino facilmente. In questo modo sarà anche più facile frullarli e non rischiate di rovinare le lame del frullatore. A questo punto possiamo frullare il nostro ananas congelato. Io sto utilizzando un frullatore con le lame a esse da 750 watt, quindi abbastanza potente. Man mano che frullate, dovete fermarvi e spostare con un cucchiaio l'ananas dalle pareti del frullatore. A questo punto prendiamo un pezzettino di zenzero fresco e rimuoviamo la buccia con un cucchiaio. Poi lo grattugiamo sui fori più piccoli della grattugia e lo mettiamo da parte. Poi prendiamo 5-6 foglie di menta fresca e le tagliamo finemente con il coltello. Una volta fatto questo passaggio, possiamo aggiungere lo zenzero e la menta insieme all'ananas e continuare a frullare fino a quando noterete che il composto è diventato cremosissimo. Ci vorranno pochi secondi. Ora potete gustarlo subito così com'è oppure distribuirlo in un contenitore e conservarlo nel congelatore. Io prima di servirlo l'ho rimesso nel congelatore per circa mezz'ora, in modo da farlo rassodare ancora un po'. Ecco qui pronto il nostro dessert freschissimo, che nonostante sia realizzato soltanto con la frutta, ha una consistenza molto cremosa, simile ad un gelato. Più avanti nel video vi dirò anche il segreto per ottenere dei sorbetti ancora più cremosi senza farli diventare dei blocchi di ghiaccio. Ora per servire potete guarnire con dei pezzetti di ananas e foglioline di menta e gustare questo tripudio di sapori freschissimi, ideali per l'estate. Ma ora passiamo al nostro secondo gusto, che è un sorbetto al melone. Anche qui, se utilizzate un melone molto molto maturo, otterrete un sorbetto dolcissimo. Qui ho utilizzato 400 g di melone, ma se ne volete di più potete aumentare le dosi. La prima cosa da fare è rimuovere i semi del melone e poi tagliarlo a fette. Ora rimuoviamo anche la buccia con un coltello e poi lo tagliamo a cubetti direttamente in un contenitore. Richiudiamo il contenitore e lo riponiamo nel congelatore, anche qui per una notte intera, quindi potete fare questo passaggio la sera prima. Una volta congelato, lasciamo riposare a temperatura ambiente per una decina di minuti per farlo ammorbidire, dopodiché possiamo frullare. Come per l'ananas, ci fermiamo ogni tanto per dare una mescolata e frulliamo fino ad ottenere un sorbetto molto cremoso. Possiamo servirlo subito, altrimenti lo mettiamo in un contenitore, richiudiamo e lo riponiamo nel congelatore per una mezz'oretta prima di servirlo.
Se invece dovete conservarlo per più tempo, basterà tirarlo fuori dal congelatore circa un'ora prima. Se invece dovete consumarlo il giorno dopo, più avanti nel video vi faccio vedere cosa dovete fare. Ecco pronto il nostro sorbetto al melone. Il melone non è un frutto molto cremoso, contiene molta acqua, quindi la consistenza del nostro sorbetto sarà simile ad una granita molto densa e fine. Ora prepariamo un sorbetto alla pesca e basilico. Dovete sapere che ciò che fa diventare un sorbetto cremoso e non un blocco di ghiaccio è l'aggiunta di sciroppo di zucchero. Questo sciroppo si realizza anche in casa tranquillamente con zucchero bianco e acqua. Questo sciroppo ha la consistenza del miele, per intenderci, e impedisce al nostro sorbetto di creare i cristalli di ghiaccio e di conseguenza di congelare. Ora, nel mio caso, ho preferito sostituire questo sciroppo di zucchero con del miele. Siccome non preferisco usare lo zucchero bianco, ho deciso di provare appunto con il miele e direi che il risultato è stato molto soddisfacente. Anche qui ho utilizzato 400 g di pesche ben mature, quindi le ho sciacquate, le ho tagliate a metà e poi a fettine, sempre per facilitarci poi quando le andiamo a frullare, ma potete tranquillamente tagliarle anche a cubetti. Ah, non fateci caso, Alessio ha un debole per le pesche. Una volta tagliate le ho messe in un contenitore. Ho richiuso e l'ho messo nel congelatore, sempre per una notte intera. Ecco qui le nostre pesche congelate e come sempre le ho tenute a temperatura ambiente per 10 minuti in modo da staccarle più facilmente. A questo punto le ho frullate, sempre nello stesso modo, dopodiché ho dato una mescolata con il cucchiaio e ho aggiunto anche del basilico fresco. 4-5 foglie vanno bene. Le ho semplicemente spezzate e aggiunte nel frullatore. Ho aggiunto anche un cucchiaio abbondante di miele ed ho continuato a frullare. Come vedete, ha assunto una consistenza molto cremosa. Anche qui potete servirlo subito, ma io ho preferito farlo addensare ancora per circa mezz'ora, quindi l'ho messo in un contenitore, ho richiuso con un coperchio e l'ho riposto nel congelatore. Ecco pronto anche il nostro sorbetto alla pesca e basilico. Potrebbe sembrare un abbinamento strano, ma vi assicuro che è buonissimo, provatelo! Come vedete, tutti questi sorbetti si possono preparare tranquillamente anche senza gelatiera. Ora passiamo al prossimo gusto, un buonissimo sorbetto alle fragole e menta, un classico. La prima cosa da fare è sciacquare le fragole. Come sempre io sto utilizzando 400 grammi. Mi raccomando, utilizzate delle fragole molto molto mature. Poi rimuoviamo le foglioline e tagliamo le fragole a metà, oppure in quattro parti se sono più grandi, le mie erano un mix. Le mettiamo in un contenitore, richiudiamo e poi riponiamo nel congelatore per tutta la notte, come abbiamo fatto per il resto della frutta. Ecco le nostre fragole congelate, dopo averle fatte ammorbidire per 10 minuti, ormai avete imparato. Le spezzettiamo e poi le versiamo nel frullatore. Frulliamo, 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 poi ci fermiamo e aggiungiamo anche qui un cucchiaio abbondante di miele per rendere il tutto più cremoso, perché vi ricordo che le fragole contengono molta acqua e non otterremmo un sorbetto cremoso senza l'aggiunta del miele o sciroppo di zucchero. Poi prendiamo delle foglioline di menta, 5-6 vanno bene, le tritiamo e le aggiungiamo nel frullatore. Frulliamo ancora e voilà, guardate che meraviglia, cremosissimo. Lo mettiamo in un contenitore, se siete impazienti gustatelo subito, vi assicuro che rimarrete stupiti. Altrimenti potete fare come me e riporlo nel congelatore per mezz'ora. Questo sorbetto piacerà un sacco ai più piccoli, per l'estate è il dessert perfetto. Rinfrescante, profumatissimo e come sempre senza gelatiera. Provatela anche voi e fateci sapere cosa ne pensate. L'ultimo gusto che prepariamo è un sorbetto semigelato alle banane, cioccolato e nocciole tostate. Per farlo utilizziamo 3 banane ben mature. Più sono mature e più dolce sarà il nostro gelato. Sbucciamo le banane e le tagliamo a metà. Poi le mettiamo in un contenitore e le congeliamo, nuovamente per una notte. Se non potete utilizzare le banane, vanno benissimo anche delle pere. Mi raccomando, usate delle pere ben mature. Ora tostiamo 100 g di nocciole, le disponiamo su una teglia con carta da forno e le tostiamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Dopo 10 minuti le facciamo intiepidire e poi le sfreghiamo in modo da rimuovere la pellicina.
Le nocciole tostate daranno un aroma intenso e buonissimo al nostro gelato, ma se non potete utilizzarle, vanno benissimo anche delle mandorle tostate. A questo punto versiamo le nocciole nel frullatore e le frulliamo finemente. Ora prendiamo anche le nostre banane congelate, ovviamente le facciamo ammorbidire come abbiamo sempre fatto e le inseriamo nel frullatore. Frulliamo il tutto, dopodiché aggiungiamo un cucchiaio di cacao amaro e un cucchiaio d'acqua. Frulliamo ancora ed ecco pronto il nostro gelato. Lo mettiamo in un contenitore e lo facciamo rassodare sempre per circa mezz'oretta prima di gustarlo. Come vedete, questo è il più cremoso di tutti, grazie alla banana che ha questa consistenza. Ma al posto delle banane potete anche utilizzare delle pere ben mature, come ho detto prima. Questo gelato è perfetto per i più golosi, potete servirlo così com'è oppure con della granella di nocciole per renderlo più croccante. Se invece tenete i sorbetti in frigo tutta la notte, ovviamente diventeranno molto duri, ma per renderli nuovamente cremosi dovete semplicemente farli riposare a temperatura ambiente per una decina di minuti, in modo da farli staccare dal contenitore, dopodiché li frullate con un cucchiaio d'acqua se necessario, finché diventano cremosi nuovamente e sono pronti per essere gustati. Ricordate che i sorbetti che trovate in commercio hanno un contenuto di zucchero elevatissimo, ma questo proprio perché migliora nettamente la qualità del prodotto. Il mio scopo era creare in casa qualcosa di accessibile anche per chi, come me, preferisce sapere gli ingredienti che ci sono all'interno di ciò che consumiamo, in questo caso dei sorbetti o gelati, e soprattutto anche per ridurre drasticamente lo zucchero aggiunto, quindi in questo caso di cercare di sfruttare il più possibile i zuccheri della frutta. Bene, allora, se queste ricette ti sono piaciute, sul nostro canale potrai trovarne tantissime altre simili e quindi io ti invito a iscriverti al nostro canale in modo da non perdertene neanche una. Ora è arrivato il momento di annunciare finalmente i 4 vincitori che riceveranno il nostro calendario 2020, ma per questo io chiamo Alessio, che non c'è mai, è sempre dietro la videocamera, ma è... Ciao ragazzi! C'è anche lui. Allora, cominciamo con il primo vincitore. Allora, la vincitrice, perché è una lei, Sabrina Magnani. Sabrina Magnani. E Sabrina ci scrive, vai. Ciao, io sicuramente le proverò tutte le ricette. Sembrano tutte davvero gustose. I vostri video invogliano sempre, sono fatti con un'attenzione, ma soprattutto amore. Grazie. Grazie mille, amate il vostro lavoro e lo fate con il cuore. Vi ho conosciuto tramite Instagram. Wow. Grazie mille, grazie, grazie Sabrina. Grazie di cuore, è vero, se non ci seguite anche su Instagram, fatelo perché anche lì postiamo tante cose molto interessanti. Esattamente. Allora, grazie di cuore Sabrina, le tue parole ci fanno veramente un sacco piacere e noi speriamo che il nostro calendario ti piacerà altrettanto. E possa esserti utile, ovviamente. Esatto. Allora, passiamo al secondo vincitore, sempre dal nostro canale YouTube. Anche Sabrina era sempre dal nostro canale YouTube e la seconda vincitrice è Annalisa Picco. Grazie Annalisa, grazie del tuo commento, ci fa molto piacere e lo leggiamo. Vai. È lunghissimo questo, magari lo abbrevi un po'. Ciao, vi sto guardando con la mia bimba, ci stiamo appassionando a sperimentare le vostre ricette. Le adoro i pancakes con le gocce di cioccolato. E dice ci piacete tanto perché fate tante belle ricettine e siete anche molto bravi, spiegate bene la procedura dei vostri piatti. Scusami. Vabbè. Fa niente, grazie di cuore Annalisa. Il tuo commento grazie. Ci fa un sacco piacere, manda un bacione alla bimba, un abbraccio anche a te che ci hai lasciato questo commento e speriamo che ti piaccia il nostro calendario, che ti sia utile e che ti possa far divertire in cucina con le nostre ricette. Esatto, e con la tua bimba. E con la tua bimba. Allora, il terzo vincitore, stavolta è un vincitore, un lui, ed è Giuseppe Leon Piccino. Okay. Esatto. Spero di averlo pronunciato bene. Il nostro caro amico Giuseppe ci scrive, ci commenta su Facebook. Esatto. E ci scrive, salve, vi ho conosciuto sul social e mi piacciono molto le vostre ricette perché sono semplici ma altrettanto gustose essendo tollerante al glutine. Quindi, grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe, sì, come sapete tutte le nostre ricette sono senza glutine, grazie a te di averci lasciato questo commento e speriamo che anche a te possa piacere questo calendario e possa esserti di aiuto in cucina. Grazie mille, grazie davvero. Allora, il quarto e ultimo vincitore è... Sempre su Facebook, la nostra cara amica Sabrina Cantisani. Grazie Sabrina e ci scrive, ciao, vi ho conosciuto per una serie di fattori, un'amica in comune.
condivisione delle dirette, avvicinamento di uno stile di vita più sano, ho solo un rimpianto, non avervi conosciuto prima. Questo è un commento stupendo. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, esattamente. Grazie mille Sabrina, grazie di cuore, apprezziamo un sacco anche il tuo commento. Sappiate ragazzi che è stato veramente difficile scegliere i commenti perché siete stati in tantissimi, esatto, tra YouTube e Facebook, quindi abbiamo dovuto per forza, ecco, scremare. Questo non vuole togliere nulla a nessuno, semplicemente abbiamo dovuto scegliere i vincitori, esatto, e apprezziamo comunque tutti i vostri commenti, il fatto che ci seguite, che ci mettete mi piace, che condividete le nostre video ricette. E che dire, grazie ancora a tutti. Diana, vuoi dire qualcosa? Direi che se vi sono piaciuti i sorbetti di oggi, soprattutto iscrivetevi al nostro canale e niente, mettete anche un mi piace a questo video, così ci supportate e ci aiutate a crescere questo canale. Grazie di cuore a tutti e direi che per ci vediamo, va bene così, nel prossimo video. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.